chiamo Ning Ying, sono cinese di Pechino, sono una regista cinematografica. Mia storia con l'Italia è incominciato molto molto prima di venire in Italia. Era un periodo che cercavo nuova direzione, era capitato cinema. Nel 78, e dopo rivoluzione culturale, la Beijing Film Academy, cioè Accademia di Cinematografia di Pechino, che era unico scuola a livello universitario che aperto dopo 10 anni o più di 10 anni di chiusura per rivoluzione culturale. E Cina comincia ad avere un'apertura verso i paesi europei. Però io già studiavo cinema a Beijing Film Academy, che abbiamo già visto tantissimi film europei durante studi, e mi è molto impressionati i film cinema italiani, proprio mi sembra così umani e nello stesso tempo esteticamente molto elevato. Nella scegliere paese dove vuoi andare, io ho selezionato l'Italia come primo paese che insomma desidero di andare. Dopo aver studiato italiano, poi nell'82 sono venuto a Roma a studiare Centro Sperimentale di Cinematografia. L'anno precedente avevo studiato a Perugia, poi mi ricordo primo anno a Roma e non capivo più di nuovo italiano, perché tutti i colleghi dicevano andiamo a Ning, perché tutti parlano romano. È una lingua veramente difficilissimo a padronizzarlo, però una volta quando hai imparato è sempre comincia a rifiutare tutte le altre lingue, perché questa lingua ti rimane, ti assorbe tutto, perché è molto molto bello, molto espressivo. Praticamente ho imparato l'italiano molto guardando il film, cioè proprio quindi perfettamente corrisponde al mio studio. I miei primi esperienze al cinema è quando ancora studiavo a Centro Sperimentale, stavo facendo montaggio, e poi c'era Fellini che sta girando di fronte, Ginger Fried. Allora sono andata lì e sono entrata nella troupe di Fellini, Ginger Fried, come volontaria. Allora mi ricordo Fellini mi ha truccato esageratamente per fare un giornalista, e poi sul set c'è sempre musica felliniana di molto, insomma, playback music on set, quindi molto allegra, molto felliniana. Devo dire, ho imparato con L'ultimo imperatore come si fa cinema da A to Z, veramente. È stato un processo bellissimo. Poi Vicino Bernardo è un momento di... cioè lui non è che mi dice concretamente cosa devo fare, però quando fai qualcosa che lui è molto sensibile di apprezzare, di prendere subito ciò che è giusto, ciò che quello che hai fatto è utile. Però con Bernardo ho rivisto Cina con un altro occhio. 我相信大家都怀揣着冲上云霄的梦想，但是我要非常遗憾地告诉你们，能实现这个梦想的只有少数几个。 Quindi in Italia ho visto mare per prima volta e mi tira tantissimo, quindi mi ricordo quando abbiamo avuto una famiglia, il mio sogno di vivere a mare, a vivere Ostia. All'epoca mi ricordo Ostia per tanti romani o per italiani non è un posto famoso per mare, per niente. Ho detto non mi importa, perché vicino a Cinecittà, vicino al cinema, Roma per me è cinema e mare. L'Italia per me è come se sta diventando paese dove, come se fosse nata, anche se ho conosciuto solo all'età di 20 anni. 要去意大利留学的中国学生，我有一点个人的这个体会，可以跟你们分享一下，就是意大利是一个艺术的国度。
通过语言的学习，你可以在艺术门类里面对很多方面有很深刻的感受和感动。无论是电影也好，美术也好，建筑也好，或者是他现在的这个时装设计，时尚设计，还有他的这个饮食。同时呢，在意大利让我感触最深的就是你能够学到生活的艺术。